Bentornati con The Legend of Zelda Twilight Princess. Io sono DefDL e l'ultima volta abbiamo ottenuto un po' di oggetti, ovvero la nostra bellissima fionda che è assegnata a Y, una ampolla che è assegnata a X e una canna da pesca che è assegnata ad R. Molto bene, oggi cosa faremo? Molto semplicemente inizieremo col far vedere una cosa che non vi avevo fatto vedere l'altra volta, ovvero parlando con il capo. Ehi, Link! Sembra che oggi Fudd sia da solo alla fattoria. Quando rimane lì da solo tutto il giorno, ho sempre paura che succeda qualcosa. Oh, è scappata una capra! Si dirige verso il villaggio, qualcuno la fermi! Ok, dobbiamo fermare la capra, tenendo premuto A. Molto semplice. È un piccolo... non so come chiamarlo. Ah, Fudd l'ha rifatto. In questi giorni le capre sono molto nervose, lo avevo avvertito di fare attenzione. Grazie Link, se non ci fossi stato tu quella capra sarebbe scappata. E la capra se ne va, tipo, triste. Possiamo accarezzarla, poverina. Ok. Oh. Vabbè. Comunque. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. L'ultima volta siamo usciti qua dal villaggio. E se vi ricordate, non so se è successa una cosa, non mi ricordo perché è da un po' di giorni che non registro. Quindi non mi ricordo cosa è successo l'ultima volta. Sì, è già successo. Moi ci ha detto che ci ha lasciato un qualcosa a casa nostra. Che cosa? Lo scopriremo più tardi. Prima di tutto parliamo con Colin. Oh, hai preso la canna da pesca. Spero che ti piaccia. Link, oggi non lavori, vero? Ok. Parliamo con gli altri bambini. Ehi, Link, hai la fionda! Te la sei comprata! Allora sei ricco! I preparativi sono completati. Facci vedere cosa sai fare con la fionda. Mira quei bersagli e gli spaventapasseri. Possibile che continuate ancora con questa storia? Siete proprio dei bambinetti. Link, fagli vedere di cosa sei capace, altrimenti non la smetteranno più. Sì, ok, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Possiamo mirare col Wii U Gamepad. Guardate, posso farvi venire il mal di mare. Comunque, bisogna mirare bene alla testa dello spaventapasseri così. Ehi, ce l'hai fatta! Se miri con ZL ai bersagli vicini è più facile colpirli. C'era scritto sul manuale. Ma non doveva essere lei quella disinteressata al tiro con la fionda? Ok, sì, possiamo mirare con ZL. Sì, sono troppo vicino. Va bene, va bene. Possiamo mirare con ZL e usare la fionda così. Ok, miriamo anche all'insetto, va bene, dato che ci siamo. Oppure possiamo prendere la mira, dato che i bersagli non li possiamo mirare normalmente. Li miriamo in questo modo. Ok, vai più in là. E adesso ruotiamo un attimino la telecamera, perché sennò devo tipo girarmi di spalle per prendere gli ultimi bersagli. Ecco qua. No, non l'ha preso. Ok, preso. E vai. Bravissimo, Link! Ah, grazie, Link! Link, sei veramente il nostro eroe! Oh, Link, a proposito, prima il papà di Colin non ti ha detto che ti ha portato qualcosa? Ah, davvero? E cosa ti ha portato, eh? Ce lo devi far vedere. Ok, va bene. Andiamo a casa, dato che abbiamo già anche ammazzato l'insetto. Entriamoci. Eccoci a casa, finalmente. E come vedete è comparso uno scrigno. Apriamolo. Non ha fatto la musichetta. Perché non ha fatto la musichetta? Vabbè, hai ottenuto la spada di legno. Era tenuta in un forziere ed è giunta nelle tue mani in ottime condizioni. Per usarla premi B. Va bene, possiamo premere. Non in casa. Non possiamo farlo in casa, va bene. Usciamo. Grazie.
lanciamoci e riparliamo coi bambini. Ehi Link, ma è una spada di legno! Ah, ha ragione, fammi vedere un attimo. Ultimamente ci sono delle scimmie che ci infastidiscono mentre giochiamo, gliela faremo pagare. Dai, ci insegni ad usare la spada. Sì, e con sì intendo che voi insegnerete a me ad usarla. Che bello, grazie! Cominciamo con la prima tecnica, il fendente. Dunque, si eseguiva con B, giusto? Ok, basta premere B e faremo un fendente. Wow, era un fendente orizzontale. Per eseguire un fendente verticale invece premi ZL per mirare e poi premi B. Bene, allora la prossima tecnica è... Ah, senti Link, fammi vedere l'altra tecnica. Quella che mentre prendi la mira con ZL muovi L in avanti e sferi un colpo con B, vai! Un affondo? Sì, un affondo. Ok, questo. Fantastico, Link! Già che ci sei, perché non mi fai vedere anche l'altra tecnica? Come si chiamava? Attacco rotante! Insomma, quella che fa girare tutto come un vortice! Bisogna premere per un po' B e poi rilasciarlo, tutto qui. Ok, però l'attacco rotante si può fare anche in questo modo, ecco. Appunto. Grazie, Link. E scusa se ho dovuto passare un prezioso giorno di vacanza con questi due mocciosi. Ehi, aspetta, mostraci anche l'attacco con salto. Ti prego, fai un salto alto fino al cielo. Mentre prendi la mira con ZL, premi A. Ok, mira con ZL e premiamo A. Ok, attacco in salto. Oh! Grazie Link, però io veramente non è che ci abbia capito molto. Quindi se dovessero tornare quelle scimmiette dispettose... Ah! È tornata la scimmietta dispettosa. Fermati! Ok, inseguiamo la scimmietta che è andata di qua. Prima di tutto voglio parlare con... c'è ancora... Eccolo qua, Colin. Sono andati tutti nella foresta. Speriamo che stiano bene. Sì, sono andati nella foresta. Andiamo e inseguiamoli. Anzi, prendiamo Epona perché mi sa che ci serve per saltare qualche ostacolo. Ok. Ok, qua c'è Betty, parliamole appena possibile, parlale. Parla con Betty, ok. Furia e Birbo si sono messi a rincorrere la scimmietta. Non riesco proprio a star dietro a quei due bricconi. Ok, andiamo più avanti e andiamo a inseguire. Se Epona non fa quello che c'ha voglia, andiamo a inseguire. C'è Birbo, c'è Birbo, c'è Birbo, Birbo. Birbo, eccoti qua. Sono corsi di là. Link, pensaci tu. Ok, andiamo di là. Eccoci. Epona. Epona. Ok, così. Brava, Epona. Brava. Ok, non fare quello che c'hai voglia tu. Foresta di Firone. Ecco qua. C'è un ostacolo da superare. Vai, superalo, perfetto. E adesso andiamo. Il gioco è speculare, è vero. E come ho già detto, non è vero che il gioco è speculare. È la versione Wii che era speculare, quella a cui sono abituato. Vabbè, andiamo avanti. E siamo arrivati qua. Dobbiamo entrare in quel cancello. Ma a quanto pare Epona non vuole. Strano, mi ricordavo di poterla trovare. Qua c'è una pianta piranha. Che non è una pianta piranha, è una decubaba. Ecco qua. Che ci lascia il suo seme deku che noi possiamo lanciare per far male ai nemici. E ci dà 50 semi. Puoi usarli per tirare con la fionda. E vai. Comunque, come avete visto, di qua è buio. Leggiamo questo cartello. Più avanti il cammino è buio e tenebroso. Chi cerca la luce si diriga da questa parte. Eremigio. Ok, chi è Eremigio? Chi è Eremigio? È questo tizio.
Parliamogli. A questo tizio avevo dato una voce che voleva essere un'imitazione di Hermes di Futurama, però risultava parecchio razzista. Sì, davvero, quindi evitiamo di dargli quella voce e diamogli una voce diversa. Ehi, un cittadino di Tauro! Ascoltami, non dovresti andare in giro per la foresta senza lanterna, anche se è giorno non vuol dire che sia un posto sicuro. Ci sono un sacco di grotte qui intorno e sono buie peste a qualsiasi ora. Tieni, è per te! Hai ottenuto la lanterna, è necessaria per rischiarare luoghi oscuri. Assegnala bla 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 e accendila, puoi riporla con A, usala mentre è accesa per dar fuoco a qualcosa. Ma se sei a corto di olio non puoi usarla. Vedi, io vendo olio da lanterna. Ora per incrementare le vendite d'olio ho ricominciato a regalare lanterne, non ti sembra un'ottima strategia di mercato? Con l'olio da lanterna si può rischiarare il cammino e accendere il fuoco, indispensabile, non credi? Su, giovanotto, accendi il fuoco sotto la pentola. Ok, accendiamo, devo prima assegnare la lanterna. Assegniamola, posso assegnarla qua? No, assolutamente no, assegniamola. Assegniamola R, perché la canna da pesca per adesso non ci serve. Ok, R, ecco qua, acceso il fuoco. Bravo, guarda, è acceso il fuoco! Usa la lanterna ogni volta che pensi di averne bisogno e quando ti finisce l'olio torna da me per comprarlo. Ok, riponiamola. Ok, perfetto. E ci sono queste lanterne da accendere. Accendiamole. Credo che succeda qualcosa se le accendiamo tutte. Probabilmente no. Probabilmente no. Di qua non possiamo andare. Quello è uno spoiler. C'è una lanterna tipo qua sotto. Una zucca. Una zucca. Ok. Perfetto, no, non ci sono altre lanterne. Ho sprecato olio. Va bene, riponi la lanterna. Ok, bravo. E adesso, finalmente, possiamo andare non da questa parte, ma da questa parte. Oh my god, gioco speculare. Hai trovato un pezzo di legno, una spada giocattolo. Deve essere di Furio. Ok, dov'è finito Furio? Entriamo qua dentro, accendiamo la torcia, riponiamo la lanterna perché non serve a più di tanto. Pipistrello crepa. Ok, perfetto. Qua c'è un'altra lanterna da accendere. Ok, perfetto. Andiamo avanti, qua ci dovrebbero essere anche delle piante piragna. Eccole qua, che sono Deku Baba. Perché continuo a chiamarle piante piragna? E qua c'è il seme Deku che possiamo usare per lanciarlo ai pipistrelli appena li vedo. No, non ci sono pipistrelli, lanciamolo via. Va bene. Allora, bruciamo la ragnatela, riponiamo il tutto. Teniamola accesa, la lanterna, topo, muori. Ok, bruciamo queste ragnatele e accendiamo la torcia. Questo lo posso colpire con un attacco in salto, vero? Sì, probabilmente sì. Eccola qua, rupia blu. Meno male che hanno tolto quella cosa. Ok, attacco rotante qua. E attacco rotante, sì. Questi colpiamoli con l'attacco in salto. Perfetto, yes. Colpito, quello non ci arriverò mai, vero? Non ci arriverò mai. Come fa? Ma io sono scemo. C'ho la fionda. Spacchiamolo con la fionda, ecco, rupia blu. Perfetto. Andiamo da questa parte, è la parte giusta. Vediamo un attimo la mappa. Non lo so, no, credo che di qua si vada più avanti. No, invece no, c'è lo scrigno. Eccolo qua. 10 rupie. E vai, accendi questa torcia, riponi un attimino la lanterna perché non ti serve più, rotola, rotola e rotola e andiamo avanti. Sto andando indietro, vero? Sto tornando indietro. Gioco speculare, gioco speculare. Qua, torcia, ok. Riponi, bravo. Andiamo avanti. No, no, non dovevi tirar fuori la lanterna.
Lanterna, torcia, io la chiamo in 20.000 modi diversi, tutti sbagliati probabilmente. Qua facciamo un attacco rotante sull'erba, ok. Si può ancora fare in questa versione, vero? Sì. Ok. Il tagliare l'erba mentre si corre. Credo che sia tipo l'unico gioco di Zelda che ti lascia fare una cosa del genere. Non credo che te lo lasci fare Breath of the Wild, a quanto mi ricordo. Vabbè, comunque, dopo aver falciato un po' di prati per far soldi, andiamo avanti, andiamo avanti. Qua c'è una specie di molo. Chissà perché. Chissà perché c'è questo molo. Lì c'è una decubaba. Colpiamola con la fionda. 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 Gli fai danno, fionda. La stai ammazzando? No, a quanto pare no. Tu vattene, stupido boblin. Sì, quelli sono i boblin e non i blin, come avevo detto nella vecchia let's play. E per chi non lo sapesse, i blin sono quelli di Wind Waker, quelli che ti arrivano addosso in massa e fanno ne 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 ne. Ecco, quelli lì sono i blin. No, questi non sono i blin, sono i boblin. Normalmente i boblin. Allora, per andare avanti io dovrei andare di qua, giusto? Sì, credo di dover andare di qua. Tu vattene. Anzi, facciamo una cosa. Vediamo se la fionda fa davvero danni. Vai. 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 A quanto pare sì. A quanto pare sì. Non so quanti colpi ci vogliano però. E adesso questi ormai li ho danneggiati, quindi non posso non posso vederlo quanti colpi ci vogliono. Cuore, così non muoio. Ok. Posso fargli un attacco a sorpresa questo? Vai, vai, vai. Ok, attacco in salto, attacco in salto. Attacco in salto, perfetto. E crepa. Grazie della rupia verde. Pipistrello, muori. Va bene. Falciamo ancora un po' di prati, tu crepa. Ok. Spammiamo gli attacchi in salto, sempre. Come avete visto, lì c'è un cancello. Ma è chiuso a chiave. Ecco, appunto, dobbiamo trovare appunto la chiave. Che non so minimamente dove si trovi. Guardando la mappa, sembra essere da questa parte. Pipistrello, pipistrello. Ce n'è un altro, vero? Eccolo qua, crepa. Perfetto. Ok, crepa, pipistrello, va bene. Ah, 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 il posto in cui voglio andare è qua più in alto. Ecco di qua, ignoriamo la decubaba. Ok, crepa, crepa, crepa. Perfetto, grazie dei soldi e grazie del cuore. Andiamo avanti. Andiamo avanti, entra nella grotta, bravo Link. Ok, siamo dentro una grotta buia e sapete cosa si fa nelle grotte buie? Si accende la luce. Tu crepa. Ok. E come potete vedere qua c'è uno scrigno che contiene una piccola chiave, la chiave che apre il cancello della foresta di Firone. Ok, ma ci sono anche queste due torce da accendere che fanno comparire uno scrigno. Ed è uno scrigno molto 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 importante, se non mi ricordo male, vero? Allora, saliamo. Sali Link, bravo. E apriamo lo scrigno. Niente musichetta ancora. Frammento di cuore! Trovane 5 e otterrai un altro portacuore. La tua energia vitale aumenterà di un'unità. Ok, sì. In questo gioco per qualche motivo i frammenti di cuore sono 5 e non 4. Non ho mai, mai, mai capito il perché. Però è così. Ed è una cosa che è stata tolta nei giochi successivi. In cui ancora servono 4 frammenti e non più 5. Ed è una cosa che non ha il minimo senso, perché comunque i nemici quando ti colpiscono ti tolgono, diciamo, un multiplo di un quarto di cuore, praticamente. Ecco qua, crepa. Yes. Sto tornando indietro, vero? Sto tornando indietro, vero? Sì, sto tornando indietro, ma... cioè, sono io. Non, ormai ve lo aspettate, no, che faccio cose del genere, tipo tornare indietro invece di andare avanti. Leggiamo il cartello. No, leggiamo il cartello.
Al santuario della foresta, avete una lanterna ma non avete olio, proseguite di qua e troverete ciò che fa per voi. Ok, va bene, apriamo il cancello e meniamo sto tizio, che a quanto pare vuole crepare. Ok, è crepato, grazie dei soldi. Va bene, posso richiudere il cancello? Posso richiudere il cancello? Wow. Wow. Perché sto perdendo tempo in queste... Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Ok, andiamo qua avanti. Eccoci qua, ci sono questi due boblin. Ecco, vediamo quanti colpi gli servono. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È estremamente uno spreco. Detto proprio in parole povere, è uno spreco. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. E meniamoli con la spada, i prossimi. Ecco, tipo lui, meniamolo con la spada. Va bene. Ok. Per qualche motivo... Wow, sei grande, grande! Ora però compra, compra qualcosa! Ok, per qualche motivo, blink blink, mi viene da premere A dopo che i nemici sono caduti. Blink blink. Leggiamo il cartello. Nella bottega di Lillolo si paga mettendo le rupie nel cestino di legno vicino al padrone. Ok. Ciao, dai, compra qualcosa, compra qualcosa. Ok, compriamo qualcosa. Questo è olio da lanterna, 20 rupie. La foresta è pericolosa di notte, non rimanere senza olio da lanterna. Se vuoi comprarlo, assegna un'ampolla YXOR o riempi direttamente la lanterna. Va bene, ho l'ampolla piena, mangiamo gli insetti. Ok, ah che schifo. E con l'ampolla riempiamo. Perfetto. E abbiamo riempito l'ampolla d'olio. L'olio da lanterna nella lampolla. Combustibile necessario per accendere la lanterna. Per riempire la lanterna devi prima segnare bla bla bla. Ok. Riempiamo anche direttamente la lanterna. Perfetto. L'olio nella lanterna. Con la lanterna piena non dovrai più temere il buio. Perfetto. Ok. E riponiamo un attimo la lanterna. Ok. Per non sprecare olio. E andiamocene. Ehi! Ehi! Tu metti qualche rupia lì dentro! Lì dentro! Andiamo via. Ok. Come dite? Ho dimenticato qualcosa. Nah, non ho dimenticato niente. Nah. Allora, solleviamo questo. Prendiamo i sassi, che non sono sassi, sono noci. Una rupia gialla in questo scrigno, va bene, va bene. Di qua c'è qualcosa di particolare, tipo una decubaba che vuole morire. Va bene. Colpiamo tutto, prendiamo i semi e andiamo avanti. Ok. Andiamo avanti da questa parte. Ecco Furio. È Furio, vero? Sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Rotoliamo, rotoliamo. Come si fa sempre in Zelda. Ammazziamo sti due tizi. Eccoli qua. Tizio 1 e tizio 2 ammazzato. Ok, perfetto. Grazie della rupia verde. E qua grazie della rupia blu. Wow. Parliamo con Furio. Aiuto, che qualcuno mi faccia uscire di qui. Ok, facciamolo uscire di qua. Come possiamo fare? Così, vero? Vai. Perfetto. E probabilmente abbiamo fatto male anche a loro, distruggendo la gabbia in questo modo. Se non fosse stato per te, Link, probabilmente a quest'ora avrebbero mangiato me e la scimmietta. La scimmietta è stata molto carina, ha cercato di proteggermi, perciò poi hanno catturato anche lei. Senti, Link, non lo dirai a mio papà, vero? Non fa che ripetermi che non devo venire per nessuna ragione nella foresta, perché è pericolosa. Perciò non dirglielo, me lo prometti? Link... Mio figlio mi ha detto che Furio era sparito nella foresta. Sono venuto appena possibile. Ma a quanto pare l'hai già spedito tu a casa. Mi spiace che sia toccato a te il compito di venirlo a cercare. Dimmi,
Questa foresta non sembra un po' strana anche a te ultimamente. Speriamo che non succeda niente di brutto. A proposito, Link, domani è il grande giorno, partirai per Hyrule. Penso che sia un'ottima idea affidare a te questa missione. Buona fortuna. Lo sai che potresti incontrare la principessa Zelda? Oh, beato te. Ehi, Link! Link, è quasi giunta l'ora della tua partenza! Allora, che ne dici di finire presto? Sì, finirò presto, ma lo farò nella prossima parte, perché per adesso io mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play, perché ho tirato fuori la lanterna. Noi ci vediamo la prossima volta con The Legend of Zelda Twilight Princess. Ciao!